Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Velodromo Opinione a Confronto. Oggi è la quindicesima tappa del Tour de France, ma naturalmente prima voglio ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo adesso in diretta streaming sul sito www.velobike.it e naturalmente ricordo l'appuntamento sul nostro canale YouTube per tutte le repliche del programma. Andiamo tra pochissimo ad analizzare quelli che sono i temi più caldi di questa domenica di ciclismo, però dopo la pubblicità. Prego la regia. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Ed eccoci ritrovati in diretta qui a Velodrome, Opinione a Confronto. Andiamo quindi adesso ad entrare più nel dettaglio di quella che è stata appunto la quindicesima tappa del Tour de France. Inattendibile finale appunto su questo traguardo, che ha visto la vittoria e il rimonta del norvegese Alexander Kristoff, che bise il successo di Saint-Étienne e porta a 11 il numero dei suoi successi stagionali, non ultimo il trionfo alla Milano-Sanremo. Dopo le due giorni sulle Alpi e prima del riposo, la frazione odierna era sinonimo di una grossa occasione per i velocisti, probabilmente l'ultima prima della passerella di domenica prossima sui Campi Elisi di Parigi. Nel finale Kristoff è stato bravissimo a sfruttare prima il gran lavoro degli uomini della Omega Pharma e poi di Paolini, e con una poderosa progressione ha messo il sigillo sulla tappa, battendo nettamente Hausler, il solito Sagan, Greipel e Renshaw. E sui festeggiamenti meritati di Alexander Kristoff, Vincenzo Nibali archivia senza alcun problema questa quindicesima tappa della Grand Boucle, rimanendo in giallo. Benissimo, adesso vado ad anticipare quelle che saranno le novità di questa puntata, un ospite davvero davvero importante che non vedo l'ora di presentarvi dopo la pubblicità, prego. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Ed eccoci tornati a Velodromo, Opinione a Confronto. Vado finalmente a presentarvi quello che è l'ospite di questa serata. Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico, vado a dare il buona serata e il benvenuto a Velodromo ad Oliviero Bea. Salve Oliviero. Salve, buonasera a tutti. Salve, è un vero piacere averla alla nostra trasmissione e la ringrazio per la sua disponibilità. E vado a salutare anche Roberto Sardelli, già in linea telefonica. Ciao Roberto. Buonasera Federica, buonasera agli amici che ci assistono tutte le sere a Velodromo Opinione a Confronto e un ringraziamento particolarmente caloroso a Oliviero Bea, sempre impegnatissimo nelle sue serate, ma veramente ha voluto dedicare qualche minuto anche alla nostra iniziativa. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. Prego Roberto, non indugiamo oltre, inizia pure la tua intervista, poi magari interverrò nel corso dell'intervista. Assolutamente. Allora Oliviero, non, è veramente davanti
a un giornalista così eclettico, il cui impegno spazia veramente su tanti fronti, c'è davvero l'imbarazzo da dove incominciare. Ma per restare in tema di attualità, io incomincerei proprio con la presentazione che è avvenuta in tempi recenti, proprio mi sembra la settimana scorsa a Palazzo Vecchio, dell'ultima tua opera, Un cuore in fuga, riferito appunto a Gino Bartali, di cui ricorre proprio quest'anno il centenario della nascita. Sì, è successo il giovedì scorso, il centenario è ricorso il giorno dopo, il venerdì 18, lui è nato il 18 luglio del 14, quindi cent'anni, venerdì scorso, e era presente il sindaco Nardella, c'era il rabbino capo Levi, e insomma si è parlato della figura straordinaria di Bartali, non tanto e non solo come corridore, questo credo si sappia già abbastanza, cioè non se ne sa mai abbastanza, perché poi frugando tra le pieghe si scopre che Bartali ha vinto in proporzione la metà di quello che avrebbe potuto vincere, perché al di là delle sfortune, le cadute e tutto il resto, lui ha corso sempre contro il potere. Durante gli anni 30 ha corso contro il fascismo, nel dopoguerra ha corso contro le angherie della politica sportiva e non sportiva, dopo ha corso contro lo strapotere delle case ciclistiche che puntavano su Coppi contro di lui, insomma ne ha subito di tutti i colori. Questo è il Bartali ciclista, ma il Bartali uomo, che è quello che mi interessa, che è il protagonista della sua vita, libro Un cuore in fuga, è il Bartali che ha fatto cose straordinarie, mirabolanti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nell'inverno 43-44, sotto le bombe, ha fatto in modo di salvare oltre 800 ebrei e poi dissidenti, patrioti, partigiani, insomma, ha fatto di tutto. La storia è abbastanza lunga, posso raccontare in due parole dicendo che lui portava, per conto del cardinal Dalla Costa di Firenze, portava da Firenze ad Assisi in bicicletta con la simulazione di un allenamento, del fatto che tanto era Bartali e quindi il classico lungo. Sì, diciamo che andava da Firenze ad Assisi con l'idea che di solito era per un allenamento, e se no, siccome aveva prestato servizio anche sul Trasimeno, in una base sul Trasimeno, poteva inventarsi al momento qualche tipo di commissione o di ordine da svolgere, però insomma trovava dei pretesti per rischiare la pelle tutte le volte, portando dei documenti nel tubo della bicicletta che reggeva il sellino piuttosto che il manubrio, e ad Assisi c'era una tipografia clandestina che falsificava, modificava i documenti degli ebrei per farli poi scappare, perché senza documenti non sarebbero andati da nessuna parte, senza documenti falsificati, perché con quelli veri andavano direttamente ad Auschwitz. E in una storia di questo genere, che ci ricorda il nostro passato, se non proprio prossimo, il nostro passato nemmeno tanto remoto, quello della Seconda Guerra Mondiale, cioè i nostri genitori per la mia generazione, i nonni magari per la generazione di chi ci sta ascoltando, se è più giovane, beh, una figura come questa merita di essere ricordata, e merita di essere ricordato non come Bartali, quello che ha vinto sull'Isoa, merita di essere ricordato come Bartali, persona meravigliosa, come una sorta di cavaliere dell'anima, un grande del Novecento, ecco, veramente una figura straordinaria. Oliviero, però mi deve consentire un pochino proprio di rivisualizzare un pochino queste valutazioni in un contesto storico. Io faccio per calarmi un pochino in quella che è stata un pochino la mia esperienza di vita, no? Nel 1974, anno del referendum sul divorzio, io frequentavo la classe prima media e sì, sono sempre stato un grandissimo appassionato di ciclismo. Ebbene, mi corregga se sbaglio, se la mia impressione fosse stata sbagliata o meno, però mi veniva dipinto all'esterno Bartali come un conformista e un bacchettone, al contrario invece di Fausto Coppi, che era uno che precorreva i tempi, la dama bianca, quindi un pochino più in linea con tutti i movimenti laici a cavallo tra gli anni 60, 70
e poi anche inizio 80 che hanno portato la legge sull'aborto. Cos'è un pochino, dunque, allora, questo libro? Un pochino di revisionismo oppure la mia analisi è del tutto sbagliata? No, la sua lettura, per quello che si sapeva o si vedeva o si credeva di sapere allora, è molto vicina alla verità, ma non alla verità dei fatti, alla verità di ciò che sembrava. C'è un altro paio di maniche. Coppi passava per trasgressivo, per moderno, diciamo così, quanto Bartali passava invece per bacchettone, familista, cristianone, democristianone, pio, bigotto, come diceva lei, perché si aveva bisogno di identificare in due figure così contrapposte un po' l'Italia dell'epoca. Certo, se poi si pensa che l'unico motivo per cui si pensava che fosse trasgressivo Coppi, addirittura se non proprio di sinistra, appunto di opposizione, ecco, alla Democrazia Cristiana imperante, l'unico motivo era la Dama Bianca, che in realtà per la prima volta che sono andati in albergo insieme è stata lei a chiamare i fotografi, capite bene che insomma le cose... Il colpismo era questo. Voglio dire, qui siamo in pieno d'Agostia anni 50, no? Ecco. Però posso risolvere la questione con una frase di Bartali. Bartali, siccome questa cosa si è sentita dire tante volte, quella che lei ha detto, no? Figuri, perché Bartali ha vissuto fino al 2000 ed è morto nel suo letto. Coppi è stato portato via, diciamo così, dagli dei mitologicamente, troppo presto, a 40 anni, nel 60, quindi 40 anni prima della morte di Bartali. E Bartali per 40 anni è stato orfano di coppie. Infatti lui ha detto: per 40 anni io è come se avessi vissuto pedalando con una gamba sola. È un'immagine molto forte, dà l'idea di quanto fossero abbinati, legati Bartali e coppie, al di là della tradizione e della leggenda e della cronaca poi sportiva reale. Ebbene, Bartali ha detto: voi dite che io sarei democristiano e Coppi invece era un comunista o comunque un rivoluzionario, comunque uno di sinistra, ma che dite? Coppi era un vero democristiano, io ero semplicemente un cristiano. Porca miseria, certo. A sentire queste parole vengono in mente quelle che ci ha dispensato fino a ieri, e spero ce ne possa dispensare ancora, Alfredo Martini. Veramente poche parole ma concise, ma fortissime espressioni, fortissimi significati. Nel mio libro tutto questo è raccontato facendo parlare Bartali. Mi sono concesso il lusso, ma quanto mi ha detto il figlio Andrea è un lusso che mi sono, ringraziando Dio, potuto permettere, perché è molto, molto fedele allo spirito e alla vita di Bartali, di Gino Bartali, suo padre. E io attraverso alcuni monologhi interiori di Bartali ho cercato di rendere lo spirito di Bartali nelle varie circostanze che racconto. Allora, no, non è assolutamente una marchetta, ma siccome sono diciamo argomenti molto interessanti, lo ripetiamo: Un cuore in fuga, 226 pagine, PM Editore? PM Editore, esatto, credo che siano 262 se non si è riscritto il libro con la pioggia recentemente. E allora mi permetto, Oliviero, di dover annotare questo errore proprio sul suo blog. Ha fatto bene, qualcuno sarà responsabile. Il bello della diretta, ma non è quello. Chi ha sbagliato pagherà, no? No, assolutamente, assolutamente. È 262. Assolutamente, e questo per dimostrare la mia buona fede. Per carità di Dio. Senta, veramente sarebbe incredibile una serata con lei, forse non merita nemmeno il telefono, ma sicuramente davvero... un giornalista che va a scavare oltre veramente al ciclismo. Qui un po' espresso anche il concetto, mi sembra che ha concesso nei giorni scorsi al nostro collega Antonio Mannori, quando ha detto: grandissimo Coppi, ma Bartali era un'altra cosa, o sbaglio? No, il concetto è esattamente quello, ma è quello che viene fuori anche da questa nostra breve chiacchierata e dal libro. Io ho cercato di togliere Bartali dall'ombra di Coppi, non perché lui ne avesse bisogno in termini sportivi, ma ne aveva bisogno in termini, non so, uso virgolettato un aggettivo forte come storici, perché Bartali ha fatto delle altre cose della sua vita. Bartali per gli altri ha fatto di tutto, Coppi per gli altri ha corso, è stato un grande corridore, un campionissimo, fine della storia. Ma mi pare che come interesse umano a tutti i livelli
non c'è proprio paragone, è un altro genere, non possono essere davvero. Sapete che di solito si dice non si possono confrontare le epoche, i corridori, certo. Era più forte Mercedes che o era più forte Coppia, più forte Tizio, più forte Caio, questo in tutti gli sport, nella musica, fra gli artisti. Bene, in questo caso invece stiamo parlando di due contemporanei di allora, no? I due più famosi contemporanei di allora, cioè Coppi e Barthes. Non si possono paragonare perché uno è stato soltanto un ciclista, l'altro è stato una persona straordinaria. E sento Oliviero, però vogliamo ancora approfittare di lei, no? Perché sì. Velobike.it, come ce ne sono molti altri, è un canale tematico che parla di ciclismo. No, poi il ciclismo spazia perché credo che al di là di chi li voglia bene e chi li voglia meno bene, è pur sempre una metafora di vita e a volte anche gli imbrogli fanno parte della nostra quotidianità. Per cui nulla, ecco, però essendo un canale tematico molto spesso possiamo essere accusati, o forse effettivamente consiste in verità sacrosanta, di avere un pochino il prosciutto sugli occhi. Sì. Allora, il ciclismo ha passato di tutto di più negli ultimi anni. A nostro giudizio è quello che ha scontato i propri peccati e cerca in un modo o un altro di redimersi. A confronto magari con altri sport che cercano un pochino di speculare invece questa grande processo mediatico che ormai incombe sullo sport delle due ruote. Allora, come vede oggi lei il ciclismo al cospetto di quello che è stato negli ultimi 20 anni e soprattutto cosa può rappresentare ancora ritrovare un italiano in maglia gialla facendo i debiti scongiuri dopo tanti anni dal successo di Pantani, allora, ancora molti anni dopo a Gimondi? Allora, il successo di Pantani naturalmente va collocato in un periodo particolare e in una biografia particolare, quella di Pantani, che tutti noi conosciamo. Forse non sappiamo nemmeno bene fino in fondo come è morto, ma certo conosciamo la biografia del Pantani corridore, la biografia del Pantani uomo e come il fatto che sia morto prematuramente in quel modo. Segnalo che a 10 anni dalla sua scomparsa si è parlato quest'anno molto di più di Pantani morto in quel modo 10 anni fa che non di Bartali vissuto in quel modo e nato 100 anni fa. Ma al di là di questa valutazione, come dire, che si collega al discorso che abbiamo fatto fino adesso, siccome la domanda è giusta, è interessante, io penso che negli ultimi 20 anni, tanto per rimanere al famoso tour, che mi pare fosse proprio quello del 98, esatto. Quando ci fu l'ira di Dio, che tutti i ciclisti, i cicloamatori, coloro che seguono il ciclismo si ricorderanno, io credo sì che c'è stato una sorta di bagno di sangue, sempre virgolettato, metaforico, per quel che riguarda metaforico per certi versi, no, quando si parla di emodoping non è manco metaforico, no, quando ci sono le cronache che parlano di corridori che una volta che il tour andavano in Svizzera e scappavano effettivamente, la cronaca è cronaca. Quando si parla di emodoping, certo, è letterale il discorso sul sangue, certo, non è soltanto una metafora. Comunque, per tornare a noi, allora vengo al punto, saltando alcuni passaggi per una questione, diciamo così, di brevità. Io non credo che si possa andare a queste velocità, a queste medie oggi, chiunque ci vada, non credo che ci si possa andare senza degli aiuti e mi domando se questi aiuti in realtà sono aiuti tutti sotto controllo. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: siamo sicuri che non potrebbero andare più piano e il ciclismo rimarrebbe fantastico lo stesso? Più piano voglio dire senza aiutoni, cioè non dico acqua e sapone, ma ormai l'acqua e sapone, acqua e pane e acqua. Pane acqua, ma insomma, per capirci, c'è un pane acqua molto sviluppato, che può essere sviluppato ancora di più, ma senza arrivare a infrangere la barriera del doping o dell'alterazione dell'individuo, con rischi della pelle, della salute e via dicendo. Ecco, io credo che da questo punto di vista ancora non si sia fatto abbastanza. Se la domanda è: ma anche Nibali, allora così no, io non, fino a prova del contrario, io mi voglio continuare a permettere il lusso di pensare che il tizio che va forte per suo merito, però la maggior parte delle volte fino adesso è successo che è arrivata con la prova del contrario e allora devo dubitare, non di Nibali, a scanso di equivoci, dubito in generale,
per quel che riguarda Niboli mi pare un corridore di grande valore, e quindi che si vinca il suo bravo primo Tour de France, che in qualche modo, come dire, davvero fa onore a lui e a Bartali. Senta, mi consenta però una provocazione, stando però in temi di cronaca, però una provocazione che magari, non essendo strutturata su basi scientifiche, può essere un po', può apparire così bislacca, però posso rispondere, e non lo faccio a difesa del ciclismo o di quanto effettivamente il nostro blog, il nostro sito web tratti in forma maggioritaria, però il ciclismo c'ha un attualmente un passaporto biologico, che qualcosa significa. Sì, non c'è dubbio. Non ci c'è sono dubbio. Ciclisti a cui si può chiedere un controllo, non so se sia facile. No, che negli altri sport non c'è, è tutto vero. Se adesso le dico una cosa, che per l'ambiente del, per l'ambiente del, diciamo così, del, degli sportivi che amano il ciclismo, e per la, soprattutto l'ambiente mediatico che riguarda il ciclismo, e mi pare che questo vostro canale in streaming riguardi specificamente il ciclismo. Esatto. Io ero compagno di scuola di Eugenio Capodacqua. Certo. Ho detto certo. Abbastanza? No, certamente. Forse basta no, questo, non devo dire niente di più. No, Oliviero, la mia provocazione era un'altra, in questo senso, no? E si è parlato di rivalità Bartali e Coppi. Allora, chi ha vissuto magari un'infanzia all'insegna della rivalità anche di Rivera e Mazzola, e chi magari si fa famiglia... Allora devo precisare una cosa su prego. Questo. No, perché Bartali, volevo... Bartali, prego. Bartali non si è mai dopato. Coppi. Sì, appunto, ma io volevo dire questo, no? Come mai gli interisti badavano a bistrattarmi dicendo che Rivera per rendere aveva bisogno di 4 mediani e oggi ognuno deve provvedere da solo, e si parla che in una normale partita si fanno 65-70 chilometri a livelli veramente, veramente assurdi. Cioè, io credo che la sfera del dubbio ormai non abbia limiti. Cioè, da un lato non ha limiti, dall'altro si vedono corridori meno forti di una volta e calciatori meno forti di una volta. Il calcio fa ridere, il calcio, la qualità del calcio medio di oggi è penosa. Abbiamo assistito a dei mondiali di calcio penosi, e l'hanno spacciati tutti come dei grandi mondiali, mondiali, chiamandoli con il superlativo solo perché devono vendere una merce, devono vendere agli sponsor una merce pagata cara con i diritti TV. Quindi voglio dire, non ci prendiamo in giro, questo sul calcio. Per quel che riguarda il ciclismo mi pare essere stato molto chiaro. Certo, cioè, è vero. Ecco, quindi voglio, io non difendo gli altri sport. No, assolutamente, era una provocazione per chi... Casomai io sono affezionatissimo all'idea di fatica del ciclismo e al fatto che se non si pedala non si va avanti. Però, ripeto, appunto, siccome poi c'è un problema di esempi, di esempi per i giovani, per gli amatori, per i veterani, c'è un plotone, un popolo di ciclisti che non è quello dei ciclisti professionisti o agonisti in senso più alto del termine. Certo. E beh, tutti questi ragazzi non devono diventare carne da cannone per delle prove di anfetamine, mi dispiace. Condivido addirittura, si rischia anche ben oltre le anfetamine. Mi rivolgo invece... Ho detto anfetamine per dire la cosa più banale che... Sì, per ritornare un po' ai tempi di Simpson, al Montbantua 67. Sì. Federica, che facciamo? Raddoppiamo la puntata con un ospite così? Hai qualche domanda da porre? Ah, io una domanda l'avrei, perché è un autore che ho letto con tanto piacere anche sul calcio, appunto. Uno dei libri che ho più apprezzato è stato Indagine sul calcio, nel quale appunto fa degli splendidi ritratti, nonostante il mondo del calcio analizzato in quel libro è stato molto controverso. Nel mondo dello sport in generale di adesso, quindi il ciclismo, il calcio ha un altro tipo di discipline, trova dei personaggi che magari come Bartali sono un'altra cosa? È difficile trovarne, mi viene in mente, per capirci, non lo so, un personaggio come Totti, che fa tanta beneficenza e nessuno lo sa, ed è molto più in gamba nella vita di tutti i giorni di quello che uno direbbe. Certo, ignorantone, la garbatella, di dov'è, per carità di Dio, ma intelligente, molto intelligente e in gamba e per bene. Questo Francesco Totti, uno dei giocatori italiani più famosi e uno dei migliori degli ultimi anni. Oppure, non lo so, per il tuo scompagno Tommasi. Oppure, vabbè, Tommasi è lineare, la persona più, come dire, più
limpida, che da questo punto di vista che non è un caso che faccia adesso il sindacalista per l'AIC, ma per esempio, per passare a un altro sport, figure di un certo tipo. Io ho letto la biografia, credo che abbia venduto più di qualunque altra, di Agassi, Open. Beh, insomma, voglio dire, cominciare a indagare lo sport con altri mezzi, con altra cultura, con altri elementi, con altre, come posso dire, con delle lampadine in testa come minatori nella psicologia degli atleti, forse è necessario, perché così proveremmo a dare ai lettori, agli sportivi, un'immagine più complessa. E la complessità dello sportivo può attingere di sé la complessità di chi segue il campione, e quindi potrebbe essere contemporaneamente uno scambio di informazioni migliore, che migliora le persone. Però questa è una mia utopia, naturalmente. Io ricordo Oliviero nell'82, quando l'Italia vinse il mondiale e tutti impazzivano per gli azzurri, io impazzivo per un certo Paul Breitner, che fu quello che ci segnò il gol del 3-1. Beh, io ci ho rimesso la carriera con un'inchiesta su quel mondiale, quindi no, adesso diciamo che è troppo tardi, oggi, stasera, qui, per ricominciare a parlarne. Assolutamente. Però fu un mondiale truccato. Esatto. Quello è stato il mondiale. L'inchiesta Italia-Camerun. Però chiudiamo con lei ricordando dunque Un cuore in fuga, PM editore, vero? PM editore, sì. E dire che è un libro sportivo, pensate che le librerie mettono il libro nel settore sport. Ora, da un certo punto di vista, non fanno nessuna fatica. Certo, Bartali di mestiere non è che facesse il filosofo, faceva il corridore, però forse dopo tutto quello che... Se avessero sentito anche solo un briscio della nostra chiacchierata di stasera, forse metterebbero il libro in qualche altro settore. E noi speriamo, attraverso il nostro sito web, di farlo ascoltare a tantissimi appassionati di ciclismo e, perché no, di allargare anche un pochino i nostri aficionados. Oliviero, è stato davvero un grandissimo piacere. Sente tutta la sincerità e la spontaneità nei nostri apprezzamenti. Grazie di essere Grazie stato con noi. Grazie a voi, buona serata. Davvero un sincero ringraziamento a Oliviero Bea per la sua disponibilità. Adesso linea alla regia e tra pochissimo qui con Roberto Sardelli. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. T6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Ben ritrovati in diretta a Velodromo Opinione a Confronto. Dovrei essere già collegata con Roberto Sardelli. Roberto, ci sei? Ci sono, molto frastornato dall'emozione, perché è stato davvero un piacere. Davvero. Sono stati toccati temi molto molto profondi, sì. E ripeto, il nostro Federica ha un sito web tematico, ovviamente, ma assolutamente non vuole avere il paraocchi, però non vuole assolutamente difendere uno sport che, come abbiamo sottolineato e con il nostro interlocutore, sicuramente ha messo in campo per la trasparenza molte più armi rispetto a altre discipline. Christoph, oggi, venendo ai temi della giornata, ha spiazzato un po' tutti là davanti. Sì, comunque è il secondo successo che fa il Tour, sì. E diciamo che anche a distanza di un po' di tempo, di qualche mese, nobilita un successo, a parte un po' troppa sorpresa alla scorsa Milano-Sanremo, per cui nulla, la fuga da lontano, come ti avevo un pochino annunciato ieri, rientrata proprio negli ultimi metri, creando grandissima delusione, soprattutto in Bauer, che veramente si è visto sfumare un successo che fino a pochi istanti prima sembrava davvero cosa fatta, a portata di mano. L'abbiamo visto decisamente disperato, infatti, all'arrivo,
E invece Nibali controlla senza farsi troppo il patema d'animo questa maglia gialla. Ma però controlla una forma autorevole, ha visto anche in quel caso, in quel ventaglio, come è stato abile a rientrare. Sì. A fronte di una squadra che insomma sembra un pochino stanca, quindi la giornata di riposo di domani credo che sia propedeutica anche per la sua formazione, oltre che per noi che tireremo un pochino il remo in barca, un'ultima boccata di ossigeno prima del gran finale lungo i Pirenei e poi attraverso, speriamo, il trionfo del nostro campione sui campi elisi. Ok, io lancio l'ultima serie pubblicitaria e poi ancora qui per presentare quella che è la tappa non di domani ma di domani l'altro. Prego la regia. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Ed eccoci di nuovo qui a Velodromo, opinione a confronto. Roberto, cosa ci attende nella tappa di martedì? Insidiosa perché lunga, credo possa essere anche la più lunga del tour. Ora non ho controllato attentamente per poter avallare questa mia affermazione, però è la classica tappa dei Pirenei, la cavalcata pirenaica che avverrà proprio attraverso sali scendi infiniti per approdare poi dopo 155 chilometri sul Porte d'Aspè, dove nel 96 mi sembra 95 perse la vita Fabio Casartelli. Poi ci sarà il Col des Ares e poi ancora Porte de Valais, che praticamente anticiperà l'arrivo in discesa, si può dire dopo la discesa di quest'ultimo colle pirenaico, Ors categoria 1755 metri, a Bagnères de Luchon, un traguardo come quello di Pau abbastanza usuale per la Gran Boucle. Se ci sarà tanto caldo, veramente qualcuno vorrà tentare un attacco da lontano, Nibali dovrà avere davvero tanti occhi, perché ripeto, a volte può essere meno insidioso un finale in salita che una tappa così lunga, così piena di tantissime insidie. Comunque l'abbiamo visto, ripeto, anche oggi in occasione del taglio, molto sì, autorevole padrone della corsa, per cui insomma speriamo davvero che quello che resta sia una cavalcata trionfale verso i campi elisi, facendo i debiti scongiuri. Facendo davvero gli scongiuri, perché la tappa, come appunto hai ben ricordato, non è delle più semplici. Grazie Roberto, grazie per la splendida intervista anche che hai fatto ad Oliviero Bea e ci sentiamo quindi nei prossimi giorni. Grazie al nostro ospite, te sarai presente già da martedì, domani dunque riposo, e si accavalleranno altri colleghi da parte della redazione di velobike.it. Io poi curerò sempre insieme a te il gran finale sabato e domenica. Un saluto al vostro studio e agli amici di Velodrome, opinione e confronto. Grazie Roberto, grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito questa sera in diretta streaming sul sito www.velobike.it e l'appuntamento è sul nostro canale YouTube per tutte le repliche. Grazie e buonanotte.